applauso viva di Vicenza. Con amici così uno sta a posto perché non ha bisogno di altro. Buongiorno a tutti, io intanto intendo ringraziare tutti gli intervenuti a questo incontro, che è una situazione un po' ibrida, perché in questa sede vogliamo inaugurare chiaramente il nostro comitato elettorale. È un incontro sia con gli organi di stampa che abbiamo desiderato potessero partecipare, sia con associazioni e amici che in queste settimane ci hanno esposto ed evidenziato tutto il loro sostegno per una candidatura che va oltre i confini della città di Viterbo e anzi intende attecchire ed essere assolutamente forte e credibile anche nei comuni della provincia. Il capoluogo con la stessa dignità dei comuni della provincia. Questo è un obiettivo, ma è anche una impostazione che vogliamo mettere al centro di questa campagna elettorale e di queste elezioni regionali. Io ringrazio gli amministratori che hanno partecipato, sono già intervenuti questa mattina dalle 9 in poi molti amministratori locali di Viterbo, del comune di Viterbo e non solo, hanno portato il loro sostegno. Ringrazio in questa sede i sopravvissuti dal freddo, Adelio Salvatori, Agostino Terri, ringrazio Elpidio Micci che sono presenti come consiglieri comunali, ringrazio l'assessore Maria Antonietta Russo. Che cosa non ho detto? Ho detto? Sì, anche perché è da stamattina alle 9 che è qui, quindi è sempre tutto il freddo possibile, più di San Martino addirittura. Ringrazio naturalmente Maria Gabriella Grassini, coordinatore vicario del Popolo della Libertà e nella duplice funzione di coordinatore del PDL della provincia di Viterbo e anche da mio sindaco ringrazio l'onorevole e l'amico Giulio Marini che è presente qui con noi e che sta lavorando sia in ambito amministrativo che politico per continuare un percorso, caro Giulio, iniziato in precedenza e che con questa amministrazione continua a dare risposte in un ambito estremamente complesso, delicato, quale quello di una crisi sociale ed economica quanto mai forte, ma dalla quale attraverso interventi mirati stiamo uscendo e cercheremo ancor meglio di uscirne qualora i nostri punti potessero avere e trovare fortuna in una prossima attuazione. Io in questa sede ho il piacere di non solo inaugurare questo posto, che non a caso ha una centralità importante per un discorso di evidenza, certo anche una candidatura di questo tipo ritengo debba avere e possa avere una evidenza importante per la città e per il territorio, ma anche e soprattutto perché i centri storici dei nostri comuni meritano un'attenzione importante. Abbiamo preferito uno spazio meno importante, ma che fosse, buongiorno Agostino Caro, uno spazio centrale e che fosse visibile nella disponibilità di tutti. Non abbiamo piani e piani di locali sui quali poterci esporre o lavorare, ma abbiamo deciso proprio di essere vicini al territorio. Anche questa location sta a testimoniare questa impostazione. Parlavamo di crisi economica. È naturale che il mio background, come direbbero quelli bravi, e che la mia impostazione è quella più vicina alle persone, alle famiglie, alle fasce deboli della popolazione. Questo è il punto di partenza per riuscire a portare una impostazione all'interno di un consiglio, quello regionale, che merita una sobrietà e che merita un'attenzione particolare nei confronti dei più deboli. È un punto di partenza e quindi rispetto a questo molte sono le situazioni da affrontare e poche sono le velleità
noi abbiamo buttato giù alcuni punti, non molti, non abbiamo un programma di chissà quante pagine perché sappiamo benissimo che sarebbe irrealizzabile. Abbiamo pochissimi punti che hanno però una centralità e un obiettivo unico, quello di aiutare questo territorio ad uscire da una difficoltà che dobbiamo riconoscere con onestà intellettuale, che è una difficoltà di un potenziale, in modo negativo evidentemente, isolamento rispetto ad altri territori che stanno comunque crescendo. E quindi come si traduce questa necessità e questo desiderio di emancipazione rispetto alla centralità di Roma? Si traduce attraverso un miglioramento innanzitutto dei collegamenti e quindi un impegno diretto e preciso nei confronti di quelle che sono le infrastrutture di questo territorio. Il nostro programma e la nostra avventura si chiama, è denominata Ripartire Da, e quindi ripartire dai collegamenti, ripartire da un completamento della Orte Civitavecchia, che ci ha visto già protagonisti assieme all'assessorato regionale ai lavori pubblici, all'assessore Luca Malcotti, che ci sta vedendo protagonisti nella individuazione di soluzioni alternative e quindi di conseguenza meno costose e quindi di conseguenza fattibili per riuscire a realizzare un'opera che è certamente strategica per quanto riguarda il trasporto di persone, ma anche, perché no, il trasporto di merci. La centralità a questo punto dell'interporto diventa evidente e collegare il porto all'interporto mi sembra una cosa così banale che non è ipotizzabile come da alcuni anni, nonostante insomma ultimamente dei passi in avanti sono stati fatti in modo importante, ma ancora non riesce a vedere uno sviluppo proprio delle potenziali del territorio. È chiaro che trasporto di persone significa anche un'altra cosa, significa turismo, significa appetibilità di un territorio, significa vicinanza rispetto a delle realtà che sono già importanti. Noi abbiamo diviso il nostro programma, non la chiamo agenda per ovvi motivi, perdonate, ma per me è complicato poterla chiamare agenda, ma abbiamo individuato tre macro aree e sono economia e imprese, infrastrutture e turismo, abbinando due temi che di solito vanno per conto loro, no? Perché il turismo di solito è accostato alla cultura, è accostato al patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, territoriale, ci mancherebbe altro. Ma il turismo non può non essere accostato a quelle che sono le vie di collegamento che avvicinano o allontanano un territorio ad altri territori. A me piacerebbe andare a pescare i turisti a Pechino o a Tokyo, è chiaro che però occorre un percorso di diversa modalità e un percorso di internazionalizzazione importante. Sarebbe poco credibile dire portiamo decine di migliaia di turisti asiatici in questo territorio, se però noi non valutassimo in maniera attenta le due potenzialità che abbiamo a due passi da casa. Civitavecchia, ne abbiamo parlato, dai 3 a 5 mila turisti arrivano a settimana, arrivano a Civitavecchia e noi non siamo ancora capaci di catturare questa enorme chance di turismo e chiaramente di sviluppo economico, culturale, di mentalità che questo territorio può certamente avanzare. Il collegamento lo abbiamo definito prima strategico per questo motivo, ma l'altro grande bacino di utenza e quindi di turismo e quindi di ricchezza non è così difficile andarlo a catturare da Roma. Non devo dire nulla, non vogliamo certamente, sarebbe velleitario essere concorrenziali o concorrenti rispetto a Roma, ma perché no? Potremmo certamente andare a catturare belle fette di turismo sul territorio romano, che potrebbero ammirare le nostre bellezze, potrebbero gustare i nostri prodotti, la genuinità dei nostri prodotti, quindi è naturale che poi la filiera verrebbe sviluppata in maniera la più autentica ma anche la più capillare possibile. Io sto semplicemente dando due o tre spunti perché poi chiaramente trovate
su questa lettera che ho inteso inviare a tutti i cittadini e che sta arrivando in questi giorni, trovate delle macro aree e sul sito internet chiaramente poi trovate tutto il programma in una maniera sviluppato in maniera opportuna. Quindi il turismo si delinea con il consorzio, i collegamenti si delineano con un'attenzione particolare e dettagliata, compresi i costi rispetto a delle opere che stiamo portando avanti. Immaginate soltanto che fino a poco tempo fa c'era un progetto sempre per la Orte Civitavecchia, non parlerò di molte cose, ma di quello di cui parlo mi piace anche dare elementi di concretezza. Fino a poco tempo fa il progetto per la Orte Civitavecchia costava, era individuato sui oltre gli 800 milioni di euro. Stiamo già lavorando, quindi il nostro impegno è già partire in questa direzione per riuscire a realizzare la stessa opera con meno di 300 milioni di euro. Quindi una valutazione sulle 5 gallerie o trafori, insomma, che erano previsti in precedenza, io ho difficoltà, caro Presidente, caro Sindaco, a pensare come da Cina, da Vetralla a, come si chiama, Civitavecchia, insomma, a Monte Romano addirittura, un tratto di questo tipo possa avere 5 fori, trafori, insomma, nemmeno fossimo sugli Appennini o sulle Alpi. Quindi una valutazione più attenta dei costi in un momento di difficoltà delle famiglie, delle persone, ma anche degli enti locali e delle amministrazioni locali, credo sia una sobrietà quanto mai opportuna. Sull'ultima area, che è quella sociosanitaria, perdonatemi ma qui io gioco in casa e quindi ringrazio anche il sindaco Marini per la possibilità che mi ha dato in questi 4 anni e mezzo, che definì forse in maniera un po' polemica, ma insomma quei 4 anni e mezzo evidenziavano anche un mancato completamento di un percorso che oggi probabilmente prende nuova vita, nuova linfa vitale in questa nuova avventura delle regionali. Il sindaco dice che non è dipeso da lui, io, caro Giulio, ci ho sempre creduto che non dipendesse da te e che però, lo devo dire, in questa sede lo posso dire, è un peccato, non sono né la prima né l'ultima vittima sacrificata, sono stato di questioni politiche, di beghe politiche, però te lo posso dire con franchezza, sono contento e sono stato contento di uscire in quel momento dalle beghe politiche, perché penso che questo territorio meriti altro e debba andare oltre i condizionamenti, i veti incrociati, le beghe politiche, per carità ci stanno, nessuno è così ingenuo, da Aristotele in poi, insomma, ci hanno insegnato che questo fa parte della vita e della bis oratoria e polemica che ci può stare in un confronto vero, però penso che noi ci dobbiamo concentrare su altro, sui temi e anche e soprattutto, qui gioco veramente in casa, sui temi del sociale e della sanità. Io non ho espresso volutamente quelle questioni relative all'arsenico e lo dico in maniera chiara, perché sull'arsenico è chiaro che si gioca una partita politica, ma chi parla solo di arsenico evidentemente o non ha altro da dire o è poco informato o, ma non ci voglio nemmeno pensare, è in malafede. Quindi sull'arsenico è stato avviato un percorso che non è un percorso campanario, è un percorso che ha delle date, delle scadenze e degli interventi precisi. Quindi dire che mi impegno sull'arsenico significherebbe, non è poco, ma significherebbe controllare, monitorare e pungolare rispetto a degli impegni che sono stati già assunti. Il problema è che sul non ha fatto il precedente 2013 e sul 2014. E naturalmente un impegno sul controllo e sulla fattività e realizzazione concreta di quello che è stato già stabilito, non penso che lo debba scrivere né su un programma né su dei punti di riferimento, ma credo sia la normale amministrazione, il normale lavoro di un consigliere regionale o di un qualsiasi altro amministratore che ha a cuore il suo territorio. Quindi chi punta tutto sull'arsenico evidentemente ha poche proposte da proporre e da evidenziare. E poi, perdonatemi, ma questo insomma mi sembra anche doveroso evidenziarlo, chi parla dell'arsenico oggi senza aver fatto nulla ieri non è credibile, e noi questo aspetto lo dobbiamo mettere in evidenza, perché l'amministrazione regionale del Lazio e l'amministrazione provinciale di Viterbo evidentemente
in un quasi quinquennio in regione hanno avuto la possibilità di mettere a bilancio le giuste risorse senza arrivare alle scadenze. Vedete, i comuni si tende, no, a buttare tutte le colpe e tutto il fango sempre addosso ai comuni. In parte è normale, ci sta, è l'ente, no, territoriale più vicino ai cittadini, ma in questo caso, visto che si parla di responsabilità anche molto importanti dal punto di vista ambientale e sanitario, credo sia giusto attribuire ai corretti responsabili, ai competenti responsabili, le dovute responsabilità. Sull'area sociosanitaria noi abbiamo voluto mettere in campo e individuare pochi punti, ma importanti. I primi riguardano una vicinanza sociale ai giovani, che forse in questo momento sono coloro che pagano di più gli effetti di una crisi economica che di certo non hanno prodotto loro, ma che influisce in maniera estremamente pesante sul loro futuro, ma questo forse è banale evidenziarlo, soprattutto sul loro presente. E gli effetti negativi di una crisi economica sul presente dei ragazzi evidenzia poi uno scoramento, uno scoraggiamento, una impossibilità di vedere realizzato un obiettivo, un sogno, l'impossibilità di raggiungere anche una bella definizione e un bel obiettivo dal punto di vista personale e familiare, oltre che professionale. E quindi noi abbiamo individuato già un percorso in amministrazione nel periodo di assessorato ai servizi sociali insieme al sindaco Marini sul social housing, un percorso complesso, estremamente complesso, un percorso che però, essendo di natura regionale, sicuramente potrà essere sviluppato, implementato e portato a compimento. Io non ho intenzione oggi di fare polemica alcuna con nessuno, non è proprio così mia intenzione, mia volontà, e mi voglio godere questo momento, perché vedere tanti amici che da stamattina e anche da ieri sera, quando stavamo sistemando qui, facevano la fila qui di fuori, è vero che è piccolino, ma insomma tanti amici sono venuti a trovare, quindi mi voglio godere questa grande giornata di ripartenza. Non a caso il nostro programma si chiama Ripartire. Non voglio fare polemica alcuna, ma sui giovani e sulle politiche abitative, per esempio, e credetemi che è solo un esempio, siamo riusciti a stanziare in 3 anni da assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo da 270.000 euro a 1.080.000 euro, tutto questo in 3 anni. Quindi abbiamo più che triplicato le risorse a favore dei più deboli e delle persone in affitto che non potevano garantire a se stessi e alle loro famiglie un affitto, e quindi una serenità dal punto di vista abitativo. In più, per i giovani, per le giovani coppie, abbiamo aumentato la cifra loro spettante del 15%, proprio perché riteniamo che quando una ragazza, un ragazzo, nonostante tutto, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, desiderino comunque dare vita a qualcosa di più importante rispetto a se stessi, abbiamo pensato che fosse buono, bello, positivo incoraggiare questo loro desiderio di stare assieme e di costituire qualcosa di più bello che possa essere una famiglia per il loro e per il nostro futuro e il futuro di questa società. Quindi, oltre a questo, quindi a un intervento deciso e determinato sugli affitti, noi pensiamo pure che però i giovani possano meritare anche una possibilità che i nostri padri hanno sicuramente avuto, quello di avere una casa propria. E in questo il social housing sicuramente è uno strumento che può individuare una soluzione positiva ai tanti giovani, e non solo, ma soprattutto ai giovani che intendono avviare questo percorso. Dei costi agevolati, dei contratti particolari nei primi anni, ma che poi conducono all'obiettivo più bello, che il nostro paese, quindi anche la nostra società, è una società tradizionalista che crede ancora nei valori, e noi dobbiamo fare sì che continuino a credere in determinati valori, tra cui quello della famiglia, possano continuare a credere in questo e a crederci dal punto di vista anche estremamente pratico.
È chiaro che quello che dicevamo prima sui trasporti, sul turismo, su un'attenta riqualificazione territoriale già cominciata da questa amministrazione con il progetto Flus, che i famosi 13 milioni di euro che tanto scompiglio hanno creato in questa città, è chiaro che una riqualificazione urbana su Viterbo, ma anche sui comuni della provincia, deve essere un obiettivo strategico, deve essere un obiettivo per far sì che il nostro territorio sia la bomboniera del Lazio. Noi abbiamo tutte le potenzialità, tutte le carte dal punto di vista storico, patrimoniale, architettonico, ambientale, territoriale, termale. Abbiamo delle carte un po' così importanti da poterci giocare che sarebbe un peccato e una deficienza importante non riuscire a portare a termine questi obiettivi strategici. Abbiamo intenzione di dare un sostegno importante a quelle che sono le famiglie in difficoltà dove c'è un handicap importante. Abbiamo l'intenzione di portare senza più code, liste di attesa e tempi di attesa importanti un'assistenza domiciliare a tutti i cittadini anziani o con disabilità che chiedono un sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche. Per noi l'assistenza domiciliare diventa un punto di riferimento perché mantenere gli anziani e le persone in difficoltà nei loro ambienti, con le loro abitudini, nei loro affetti, per noi è una cosa importante. Non per questo però vogliamo demonizzare l'istituto e il ricorso alle strutture che sono presenti sul territorio, perché sappiamo benissimo che a un certo punto l'anziano, le persone, le famiglie in difficoltà, la gravità delle patologie non riescono più ad essere ben affrontate in ambito familiare. Quindi continueremo il programma già iniziato da questa amministrazione sulle RSA, per esempio, che sono una ricchezza di assistenza sociale e di cura per i nostri territori. Ultimo aspetto, su questo che oserei rispetto alle politiche sociali, è qui presente l'assessore Russo, già consigliera alle pari opportunità e impegnatissima sulle pari opportunità. Occorre, Maria Antonietta, proseguire un percorso già avviato su quelle che sono le difficoltà e la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Io, sempre non volendo far polemica, ma non posso così non considerare le note di questi giorni, oltre alle politiche abitative è stato fatto un cenno sugli asili nido. Al di là dei numeri, ma poi magari faccio un cenno finale, al di là dei numeri, questa è un'amministrazione che si è impegnata molto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, che si è estrinsecata soprattutto nella questione asili nido. Io penso che, poi vabbè, le polemiche quando sono sterili sono anche facili da smontare, ma quando sono diventato assessore ai servizi sociali erano presenti 8 asili convenzionati, oggi sono 11 asili convenzionati. E convenzionamento è una cosa importante perché significa che le famiglie andranno a pagare una retta e delle tariffe che vanno in base al proprio reddito, e questa città ha la fortuna di aver avuto in questi anni un consigliere, il consigliere Roberto Bennati, che da sempre ha posto grande accento alle politiche della famiglia, e Viterbo è stato precursore nazionale del quoziente familiare. È bene che si sappia, e visto che le note di questa conferenza stampa arriveranno a livello regionale, è bene che si sappia che Viterbo è la prima città in Italia ad aver applicato in modo non ancora compiuto, perché ancora lo stanno valutando a livello paese, gli effetti del quoziente familiare, ma a Viterbo sugli asili nido c'è un quoziente familiare che non ha delle fasce di rette, ha delle rette personalizzate. Ogni nucleo familiare paga ciò che il proprio reddito e le proprie condizioni di salute, di handicap e di altre figure che sono nel nucleo familiare possono permettersi di pagare. Questa esperienza di Viterbo è nostra intenzione portarla con forza in regione, e il convenzionamento degli asili è importante proprio perché le famiglie potranno accedervi secondo le proprie disponibilità.
oltre al convenzionamento di asili privati, e un po' qui mi viene da sorridere proprio perché le polemiche insomma mi sembrano superflue e fuori luogo peraltro, questa amministrazione ha aperto un asilo nido comunale nuovo, bellissimo peraltro, un eco asilo a Monterazzano, quindi un'attenzione particolare anche a quelle zone rurali che spesso non solo nei nostri territori, ma spesso non vedono una disattenzione degli organi centrali. Noi abbiamo aperto un asilo di 20 posti, ambientato in una location meravigliosa, con un'aria salubre e meravigliosa, un asilo da 20 bimbi. E è questione di questi giorni, il sindaco Marini e la mia persona ci siamo recati a Santa Barbara, e l'avrete letto e la stampa l'ha riportato, vi ringrazio per l'evidenza concessa in questi giorni. A Santa Barbara sono iniziati i lavori per la realizzazione del più grande asilo nido che questa città abbia mai avuto. È un asilo nido sostenibile, è un asilo nido moderno, è un asilo nido che darà risposta a uno dei quartieri più popolosi della città, ma darà risposta alla città tutta. Quindi le politiche per la famiglia, le politiche per il sociale sono nel nostro sentimento e nella nostra concezione di fare politica e di fare soprattutto amministrazione per la città. È naturale, ma questo non me deve convincere nessuno, forse sarò io che dovrò convincere molti altri, è naturale che questa esperienza e questo bagaglio sarà a disposizione di un'esperienza in Regione Lazio che parte ufficialmente oggi da questa campagna elettorale, che in realtà è già partita nei giorni scorsi. Io ho avuto una possibilità importante, quella di avere la vicinanza di tantissimi amministratori locali della provincia che hanno inteso coinvolgere se stessi, il loro territorio e le loro intenzioni di miglioramento dei loro territori in una candidatura che vuole andare oltre questo periodo e cercare di portare dei risultati importanti a questi territori. La vicinanza di tanti consiglieri, assessori, sindaci per me è una nota di orgoglio personale ed è una nota che si è evidenziata in questi giorni in una valutazione che un sindaco della provincia ha fatto nei miei confronti. Non ci conoscevamo benissimo, questo lo devo dire chiaramente, non ci conoscevamo benissimo, ci conoscevamo per questioni chiaramente di natura politica, ma ciò che mi è stato evidenziato è stato questo. Daniele, io ti ho seguito in questi anni, ti ho seguito molto da vicino, infatti sapeva un sacco di roba, qualcosa che anch'io insomma avevo perso nel mio focus mentale, ma ho apprezzato una cosa tra le tante, che in questi anni, nonostante una tua presenza mediatica importante rispetto a un assessorato ai servizi sociali che non sempre dà la possibilità di poter parlare di ciò che si fa, anche perché ci sono dei dati sensibili, quindi delle valutazioni attente che bisogna fare, ma in tutti questi anni tu ti sei sempre contraddistinto sui media, sulla stampa, sugli organi di informazione, per qualche cosa che tu avevi fatto. Avevi tagliato un nastro, avevi preso un finanziamento, avevi inaugurato una qualche bella iniziativa, mai per essere entrato in beghe politiche, in questioni di palazzo, in polemiche, eccetera. Io probabilmente non ci avevo nemmeno fatto caso, ma forse il mio essere amministratore, giovane amministratore, prima ancora che altro, evidentemente mi ha dato questa impostazione, ed è un'impostazione che io ho intenzione a pieno titolo di sviluppare in questa campagna elettorale. E se dovesse andare come sembra possa andare, visto il grande entusiasmo che c'è nei nostri confronti, è quello che vorrò portare anche in Regione Lazio. Io, in uno dei tanti tweet che sto sviluppando in questi giorni, ce n'è stato uno tra tutti i tweet che ha avuto particolarmente successo, è stato ritwittato, poi non so nemmeno come si dice, insomma, comunque è stato divulgato adeguatamente. Ed è questo, insomma, quando ho scritto che intendo essere il candidato di tutti, intendo essere il candidato di tutti coloro che credono in un rinnovamento vero, in un rinnovamento profondo, in un rinnovamento sì delle persone, ma anche e soprattutto dell'approccio, della politica rispetto alle problematiche dei territori
e un rinnovamento delle idee. Noi su questo investiamo molto, io investo principalmente la mia persona, le mie energie, ma non sono soltanto le mie energie. Questo comitato elettorale è composto da tantissimi giovani, da tantissimi ragazzi che lo stesso segretario Angelino Alfano ha apprezzato nell'incontro, bellissimo incontro, cara Gabriella, caro Giulio, che abbiamo avuto domenica scorsa. Le energie dei tanti giovani di questo territorio non soltanto inorgogliscono, ma impreziosiscono questa campagna elettorale, perché in un momento ancora tendente, ma fortunatamente sempre meno, ancora tendente all'antipolitica, vedere tanti ragazzi, tante ragazze e tanti ragazzi che sono non solo al mio fianco, ma sono in prima linea per portare avanti questa battaglia di rinnovamento, è qualcosa di emozionante, è qualcosa che veramente dà un ulteriore significato e un valore aggiunto a una candidatura di un giovane amministratore che intende portare risultati importanti al nostro territorio. Io non ho altro da aggiungere se non che stiamo completando un'organizzazione di appuntamenti importanti sul territorio. C'è chi in questo momento sta facendo campagna elettorale dietro a un computer e con un telefono, io non lo so, probabilmente funzionerà anche questo, ma ciò che a me interessa di più, ciò che a me preme di più e ciò che gli amministratori della provincia e i ragazzi, tanti giovani della provincia ci stanno chiedendo è una presenza fisica sul territorio, e noi questa abbiamo intenzione di garantire. Pubblicheremo entro la giornata di domani sul sito internet www.danielesabatini.it, sulla pagina Facebook e sulla pagina Twitter, pubblicheremo un'agenda con tutti gli appuntamenti, un percorso, l'agenda è da brividi. Pubblicheremo il nostro percorso, il tour mi sembra un po' da bicicletta, però insomma mi sembra un po' troppo prodiano. Una camminata e una presenza fisica sui territori con le date, gli appuntamenti, i comuni e tutte le persone che vorremmo incontrare. Ringrazio la Giovane Italia nella figura del vice coordinatore regionale Daniele Proietti, nella figura del coordinatore provinciale Antonella Sberna per la vicinanza dei tanti giovani che so, e questo mi preoccupa non poco, si stanno già organizzando per essere presenti su tutti i comuni della provincia con dei gazebo e con un entusiasmo che io spero sia davvero contagioso nei confronti dei tanti cittadini che credono e auspicano un rinnovamento. Io penso di aver detto tanto, sono disponibile alle vostre domande, ringrazio gli organi di stampa perché ho la possibilità di incontrarli al termine di un percorso e contestualmente all'inizio di un nuovo percorso. È una fase chiaramente per me delicata, importante, ma ho la possibilità, la fortuna di avere accanto a me persone che credono in questo tipo di progetto.